Proseguendo con le lezioni sulla relatività ristretta, oggi parliamo di composizione delle velocità. Per cominciare, richiamiamo brevemente cosa abbiamo detto sulla composizione delle velocità vista da un punto di vista classico. E partiamo dall'esempio utilizzato allora. Consideriamo lungo una strada un'automobile in movimento. Da questa automobile supponiamo venga lanciato un oggetto in avanti nella stessa direzione di moto dell'automobile per adesso. L'automobile ha una velocità v rispetto alla strada, quindi rispetto ad un osservatore che sta fermo sulla strada, e invece dal finestrino dell'automobile viene lanciato un oggetto, per esempio un sasso, che supponiamo parta con una velocità u. Bene. V è la velocità dell'automobile, U è la velocità del sasso, così come viene vista dal secondo osservatore che sta all'interno dell'automobile. Allora, la legge di composizione della velocità classica ci dice che la velocità del sasso, questo disegnato in verde, misurata però rispetto al secondo osservatore, quello che sta a terra, cioè chi non ha lanciato il sasso, è data da U' uguale U più v, cioè a determinare la trasformazione del valore della velocità di un oggetto quando si passa da un sistema di riferimento all'altro in modo relativo con velocità v è una semplice somma vettoriale. La velocità u' misurata dal sistema di riferimento, in questo caso solidale con la strada, è uguale alla velocità dello stesso oggetto, dello stesso sasso, misurata dall'osservatore, che in questo caso è solidale con l'auto, più la velocità dell'auto rispetto all'osservatore a terra. È chiaro che vale anche la legge opposta, per cui la velocità u misurata dall'osservatore, che sta in auto, si può ottenere dalla velocità u' sottraendo la velocità del moto relativo. Questa legge di composizione delle velocità, può essere ottenuta dalle trasformazioni di Galileo, contiene queste ultime come partenza e in particolare l'ipotesi del tempo assoluto. Le trasformazioni di Galileo, vi ricordo, sono quelle che permettono, date le coordinate di un evento, x, y, z e t, coordinate di posizione e di tempo di un evento misurate rispetto ad un dato osservatore, le coordinate dello stesso evento, x', y', z' e t', misurate da un secondo osservatore in moto rispetto al primo con velocità v, si ottengono, supponendo che la velocità v sia diretta lungo l'asse delle x, o meglio, supponendo che l'asse delle x venga orientato, scelto in modo tale che corrisponda con la direzione del moto relativo. Possono essere scritte le leggi in questo modo: x' uguale x meno v per t, y' uguale y, z' uguale z e t' uguale t. Si vedono subito alcune trasformazioni banali. Questa ipotesi, che in effetti Galileo non aveva direttamente preso in considerazione, ma che è il fondamento della meccanica classica, ci dice semplicemente che il tempo scorre allo stesso modo per tutti gli osservatori. Questa è l'ipotesi classica. La coordinata x, visto che abbiamo collocato l'asse x sulla direzione del moto relativo fra i due osservatori, è quella che subisce la correzione. Subisce una correzione semplicemente per il fatto che i due sistemi di riferimento hanno assi x che sono in moto relativo l'uno rispetto all'altro. Questo significa che la coordinata lungo l'asse x, se calcolata prima rispetto ad un osservatore, quella rispetto al secondo osservatore deve subire una correzione dovuta allo spostamento di un asse rispetto all'altro, di un osservatore rispetto all'altro. Visto che abbiamo collocato l'asse x nella direzione del moto relativo, non c'è ragione di correggere invece le coordinate y e z. Sappiamo già che in relatività questa ipotesi del tempo assoluto non è più valida e questo comporta delle conseguenze sulle leggi di trasformazione delle coordinate di un evento. Quindi un fatto che succede in una determinata posizione in un determinato istante di tempo avrà coordinate spazio-temporali diverse calcolate con queste leggi di trasformazione.
trasformazioni di Lorentz. X' uguale x meno v per t diviso radice di 1 meno v quadro su c quadro. Y' uguale y, z' uguale z e t' uguale t meno v su c quadro x fratto radice di 1 meno v quadro su c quadro. Queste leggi di trasformazione prevedono una trasformazione sia della coordinata di posizione collocata parallelamente alla direzione del moto relativo, sia della coordinata tempo. E tra l'altro, così come per la coordinata di posizione si mescolano le coordinate di spazio e di tempo, lo stesso avviene anche per la coordinata temporale. Il nuovo istante t' dello stesso evento osservato dal secondo osservatore si ottiene mescolando l'istante di tempo misurato dal primo osservatore e la coordinata misurata dal primo osservatore. In entrambi i casi, per entrambe le trasformazioni, compare il fattore radice di 1 meno v quadro su c quadro, che, ricordo, può essere compattato nella seguente forma: gamma x meno v per t, e qui ancora gamma per t meno v su c quadro x, laddove gamma è per definizione 1 su radice di 1 meno v quadro su c quadro, o anche 1 fratto radice di 1 meno beta quadro, dove il fattore beta è per definizione il rapporto tra la velocità del moto relativo fra i due sistemi di riferimento e la velocità della luce. Se vogliamo, è la velocità del moto relativo in unità della velocità della luce. Per questo motivo ci accorgiamo subito di due fatti: beta, visto che la velocità v non può superare quella della luce, è certamente, almeno in valore assoluto, minore di 1. Beta, infatti, può essere compreso fra, anzi scusate, tolgo l'uguale, tra meno 1 e 1. E poiché gamma si ottiene da un'espressione che contiene una radice di 1 meno un termine certamente positivo, visto che c'è il quadrato, gamma è certamente maggiore di 1. Diventa uguale a 1 strettamente soltanto quando la velocità v è 0, quindi mettiamo un maggiore uguale a 1, e anche quando la velocità v è molto più piccola di quella della luce, cioè siamo in condizioni classiche, questo termine è praticamente trascurabile, il termine v quadro su c quadro, e quindi gamma diventa praticamente uguale a 1. In questo caso ci accorgiamo subito che le trasformazioni di Lorentz ritornano ad essere molto simili a quelle classiche. Se il fattore gamma, infatti, dovesse tendere a 1, qui torneremo ad avere x' uguale x meno vt, come nelle trasformazioni di Galileo. E per quanto riguarda invece la trasformazione del tempo, gamma diventerebbe circa 1. Se la velocità v è piccola rispetto alla velocità della luce, a maggior ragione dividendo per c quadro, questo termine diventa trascurabile e il tempo t' diventa praticamente uguale al tempo t. Queste trasformazioni permettono di ottenere, ripeto, le coordinate di un evento, x', y', z', t', coordinate spaziali e temporali, conoscendo le stesse coordinate, o meglio le coordinate dello stesso evento rispetto ad un altro sistema di riferimento. I due sistemi sono in moto relativo con velocità v. Adesso andiamo ad esaminare quello che succede partendo dalle trasformazioni di Lorentz o dalle trasformazioni di Galileo per quanto riguarda la velocità di un oggetto in movimento. Mettiamoci nel caso di un problema unidimensionale, cioè trascuriamo per il momento la presenza delle coordinate y e z e supponiamo che questo oggetto si muova anch'esso, come nell'esempio dell'automobile, parallelamente alla direzione del moto relativo. Allora, se siamo nelle ipotesi classiche, quindi applichiamo le trasformazioni di Galileo, un oggetto in movimento avrà una velocità u che è determinata dal rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo necessario per percorrere tale spazio, delta x, e lo spazio percorso, c'è cioè una differenza fra una posizione finale e una posizione iniziale, che abbiamo indicato rispettivamente con x2 e x1.
Analogamente, l'intervallo di tempo delta t è la differenza tra l'istante finale indicato dall'orologio e l'istante iniziale. Ora, di fatto, quindi, il calcolo della velocità richiede la conoscenza delle coordinate spaziali e temporali di due eventi. Il primo evento è l'inizio del movimento, all'istante t1, posizione x1, e il fenomeno finisce con l'evento indicato dall'istante t2 e la coordinata di posizione x con 2. Per rendere l'idea, se questo è l'asse delle ascisse, l'unico utilizzato, visto che si tratta di una situazione monodimensionale, qua c'è l'origine. Inizialmente il punto materiale, l'oggetto di cui stiamo studiando il movimento, si trova ad una distanza x con 1 dall'origine. Dopo un certo tempo, si va a trovare ad una distanza x con 2 dall'origine, quindi prima si trova in posizione P1 e poi in posizione P2. In particolare queste posizioni vengono rilevate da un orologio che misurerà un istante T1 per quanto riguarda la prima posizione e poi un istante T2 per quanto riguarda la seconda posizione. Facendo il rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo otteniamo la velocità. Adesso possiamo vedere cosa succede, data questa situazione, quando vogliamo trovare la velocità U' dello stesso oggetto misurata da un secondo sistema di riferimento che sia in moto rispetto a questo con una velocità V. Quindi U velocità dell'oggetto, V velocità del moto relativo fra i due osservatori. Quindi con velocità V si muove un secondo asse cartesiano, che io non disegno sovrapposto al primo solo per chiarezza, che si sta muovendo con velocità V rispetto all'asse X. Quindi c'è anche un'origine O'. Applichiamo prima le trasformazioni di Galileo. Le trasformazioni di Galileo ci dicono che x' è uguale ad x meno v per t. La applichiamo sia alla coordinata x con 1 che alla coordinata x con 2 e otteniamo così. X1', coordinata iniziale dell'oggetto secondo il nuovo sistema di riferimento, è uguale ad x con 1 meno v per t con 1. E analogamente x2' è uguale ad x con 2 meno v per t con 2. Abbiamo applicato la legge di trasformazione della coordinata di posizione tanto alla posizione x1 che alla posizione x con 2. La stessa cosa dovremmo fare con gli istanti di tempo, però per questi sappiamo che le trasformazioni di Galileo prevedono una legge estremamente semplice: t1' uguale a t1 e t2' uguale a t2. In questo modo, volendo calcolare la velocità U', dobbiamo applicare la stessa definizione, intervallo spaziale, distanza percorsa, diviso intervallo di tempo. Ma delta x' è x2' meno x1', differenza tra posizione finale e iniziale misurata dal secondo osservatore. E analogamente al denominatore abbiamo la differenza t2' meno t1'. Questo ci porta però, applicando quanto visto per le trasformazioni delle coordinate spaziali e temporali, a questo risultato. Linea di frazione, sopra abbiamo x2 meno v per t2 meno, apriamo parentesi visto che c'è un segno meno, al posto di x1' dobbiamo mettere x con 1 meno v per t1 e al denominatore, al posto di t2' e t1' possiamo mettere tranquillamente t2 e t1. Al denominatore non cambia nulla e questa è l'essenza del principio del tempo assoluto utilizzato in meccanica classica. Osserviamo che al denominatore t2 meno t1 non è altro che l'intervallo di tempo delta t misurato dal primo osservatore. Qui sviluppiamo la parentesi e propaghiamo il segno meno a entrambi i termini all'interno della parentesi e assembliamo fra di loro, raggruppiamo i termini di posizione e i termini di tempo e otteniamo così x con 2 meno x con 1 meno, raggruppiamo a fattor comune i due termini che contengono il tempo e la stessa velocità, velocità del moto relativo, quindi meno v per t2 meno t1.
A questo punto osserviamo subito che x2 meno x con 1 non è altro che l'intervallo di posizione, cioè la distanza percorsa misurata dal primo osservatore, cioè delta x. Quindi questo termine non è altro che delta x. E questa differenza altro non è che delta t. Quindi abbiamo delta x meno v per delta t diviso delta t. Spezziamo la frazione e facciamo le semplificazioni laddove queste sono possibili. Delta x su delta t meno v per delta t su delta t. Adesso riscriviamo questa espressione nella prossima pagina. Abbiamo ottenuto come risultato che u' è uguale a delta x su delta t meno v per delta t su delta t. Ho ricopiato semplicemente l'ultimo risultato. Qui possiamo subito osservare che delta t e delta t sono due fattori a numeratore e a denominatore che si possono semplificare, quindi a moltiplicare v resterà 1. Invece, delta x su delta t altro non è che la velocità dell'oggetto u misurata rispetto al primo osservatore. Quindi abbiamo u meno v. Cioè, come vediamo, la presenza di un moto relativo determina una correzione della velocità con una semplice somma o differenza della velocità del moto relativo, esattamente come abbiamo predetto nel caso della meccanica classica. Cambia tutto se invece applichiamo le trasformazioni di Lorentz, che andiamo un attimo a rivedere. Eccole qua. Dobbiamo applicare adesso questa trasformazione per la parte spaziale e questa trasformazione per la parte temporale. Vediamo cosa succede alle velocità. Al solito, per la velocità dell'oggetto misurata nel primo sistema di riferimento, possiamo utilizzare il rapporto delta x su delta t in base alla definizione di velocità. Quindi abbiamo x2 meno x1 fratto t2 meno t1. E la velocità misurata dal secondo osservatore è in modo assolutamente analogo, delta x' su delta t', data quindi da x2' meno x1' diviso t2' meno t1'. Quello che cambia rispetto a prima è che adesso nel trasformare x2 in x2', x1 in x1' e così via per quanto riguarda il tempo, dobbiamo applicare le trasformazioni di Lorentz. Quindi abbiamo x2' uguale ad x2 meno vt2 moltiplicato però stavolta per gamma. Per x1' la stessa cosa, x1 meno vt1 moltiplicato per gamma. E poi ancora, per gli istanti di tempo, t2' e t1' uguale uguale. Stavolta non possiamo scrivere che l'istante di tempo rispetto al nuovo osservatore sono uguali a quelli vecchi. Dobbiamo applicare la trasformazione. Gamma per t2 meno v su c quadro per x2. E qui gamma t1 meno v su c quadro x1. Sostituendo queste quattro espressioni nella definizione di velocità per il secondo osservatore, otteniamo u' uguale, facciamo una linea di frazione adeguatamente lunga, al posto di x2' dobbiamo scrivere gamma per t2 meno, scusate un attimo, stavo facendo un errore, x2 meno v per t2, poi al posto di x1' abbiamo meno gamma x1 meno v t1 e al denominatore le espressioni per t2 e t1. Quindi gamma per t2 meno v su c quadro x2 meno gamma t1 meno v su c quadro x1. Per fortuna, in termini di semplicità matematica, ci sono delle semplificazioni che possiamo già fare, visto che sicuramente l'espressione è più complicata di quella classica. Gamma è presente, possiamo osservare, come fattore comune sia al numeratore che al denominatore, quindi possiamo semplificare tutti i fattori gamma. Quindi
Quello che resta lo ricopiamo e poi lo portiamo nell'altra pagina. Ok, x2 meno v per t2, sviluppo anche la parentesi, quindi abbiamo meno x1 più v per t1 e al denominatore analogamente t2 meno v su c quadro x2 meno t1 più v su c quadro per x1. Allora questa espressione la riporto nell'altra pagina. Ricordiamoci che stiamo calcolando la velocità u' dell'oggetto in movimento. Vediamo di raggruppare adesso i termini come abbiamo fatto nel caso classico, cioè x2 meno x1, mettiamo insieme, abbiamo x2 meno x1, poi raggruppiamo i termini col tempo, t2 e t1, come abbiamo fatto nel caso classico, quindi abbiamo meno v per t2 meno t1, raccoglimento a fattor comune. Sotto però compare t2 meno t1, ma non c'è solo questo come nel caso classico. T2 meno t1 c'è un meno v su c quadro che moltiplica, aperta parentesi, x2 meno x1. Ora osserviamo che questo pezzo qui è delta x, questo è delta t, e analogamente delta t lo troviamo qui, e anche qui abbiamo delta x, gli intervalli di posizione e di tempo misurati nel primo sistema di riferimento. Quindi, linea di frazione, al numeratore abbiamo delta x meno v delta t come prima, ma sotto abbiamo un delta t meno v su c quadro delta x. Adesso dividiamo numeratore e denominatore per uno stesso fattore, cioè per delta t. Dividendo numeratore e denominatore per delta t, otteniamo questa espressione. Delta x su delta t meno v per delta t su delta t, e sotto abbiamo delta t su delta t meno v su c quadro per delta x su delta t. Qui c'è qualche semplificazione, delta t e delta t ci dà 1, delta t e delta t ci dà anche qui 1. E quindi delta x su delta t ci dà la velocità u dell'oggetto in movimento misurata rispetto al primo osservatore e lo stesso discorso vale qui, delta x su delta t, anche questo diventa u. Per cui otteniamo come risultato finale u meno v, che è il risultato classico, ma sotto c'è qualcos'altro, 1 meno v su c quadro u. A questo punto andiamo a evidenziare il punto di partenza e il punto di arrivo e poi confrontiamo questo risultato con il caso classico. Noi abbiamo ottenuto nel caso relativistico, quello appena studiato, u' uguale u meno v fratto, rivediamolo, 1 meno v su c quadro. Mentre nel caso classico, piccole velocità rispetto a quella della luce, abbiamo u' uguale u meno v e basta. Aspettate che lo allineo meglio. U meno v. Come vediamo, rispetto al caso classico, il caso relativistico presenta un fattore correttivo al denominatore che dipende dal rapporto tra la velocità del moto relativo dei due sistemi di riferimento e la velocità dell'oggetto in movimento sulla velocità della luce. Anzi, possiamo anche scrivere qui u meno v
diviso 1 meno beta per u fratto c, perché qui un v su c può diventare beta e resta u fratto c. Quindi vediamo che se beta è piccolo e anche u è piccolo rispetto a c, allora la correzione relativistica è ininfluente, per cui questo termine diventa trascurabile, diventa molto vicino allo zero, e qui abbiamo per u' u meno v fratto 1. Resta così confermato il fatto che la legge classica di composizione delle velocità si può ottenere da quella relativistica nel limite di basse velocità rispetto a quella della luce. Quello che dobbiamo adesso controllare è se questa nuova legge di composizione delle velocità, a differenza di quella classica, ci dà un risultato diverso per quanto riguarda la velocità della luce, cioè se un oggetto si dovesse muovere alla velocità della luce, per esempio la luce stessa, che correzione dovrebbe subire questa velocità passando da un sistema di riferimento all'altro? Beh, lo controlliamo subito. Supponiamo che venga lanciato un segnale luminoso, quindi abbiamo come prima un'automobile a partire dalla quale parte stavolta un segnale elettromagnetico, un segnale luminoso, e parte con velocità u. Anzi, segniamolo come u', perché questa è la velocità misurata nel sistema di riferimento in cui va sottratto il moto relativo. Questa quindi è la direzione del moto. C'è un osservatore che sta a terra, che chiaramente misurerà le cose in modo diverso. Se l'automobile si muove con velocità v, allora per chi sta a terra la velocità vale u, la velocità del segnale elettromagnetico, per chi sta sulla macchina la velocità vale u'. Siamo nelle condizioni unidimensionali prima richiamate, quindi possiamo applicare le formule appena ricavate. La velocità u' deve essere data da u meno v fratto 1 meno beta per u fratto c. Ora, il segnale elettromagnetico, se è tale, deve rispettare l'equazione di Maxwell e deve avere una velocità sia per il primo che per il secondo sistema di riferimento pari a c. Quindi per l'osservatore che sta a terra, il segnale deve muoversi a una velocità u pari a c. Vediamo quanto risulta u' dopo la correzione. Allora, al posto di U dobbiamo mettere C, sia qui che qui. Abbiamo C meno V, aspettate, lo faccio in bianco, C meno V fratto 1 meno beta per C fratto C. A questo punto osserviamo che C e C si semplifica e sotto compare 1 meno beta. C meno V fratto 1 meno beta. D'altro canto, beta è il rapporto V su C. Quindi qui abbiamo C meno V fratto 1 meno V su C. A questo punto, osserviamo subito che C meno V si può scrivere anche come C, aperta parentesi, 1 meno V su C. Abbiamo messo in evidenza, raccolta a fattor comune, C. Quindi al posto di C compare 1 dentro la parentesi, al posto di V compare il rapporto V su C. Al denominatore c'è 1 meno V su C e ci ritroviamo lo stesso fattore sopra e sotto e possiamo semplificarlo. 1 meno V su C e 1 meno V su C va via. Ciò che resta è esattamente C. Quindi quello che osserviamo è che se la velocità dell'oggetto in movimento è pari alla velocità della luce, allora la velocità dello stesso oggetto, u', misurata rispetto al secondo sistema di riferimento, in questo caso l'automobile, è pari ancora a c. Quindi possiamo affermare che la velocità della luce effettivamente è invariante per trasformazioni di Lorentz, mentre non è invariante per trasformazioni di Galileo. Le trasformazioni di Lorentz sono quindi compatibili con il secondo postulato della relatività. Quindi velocità della luce invariante per
trasformazioni di Lorentz. Queste qui, queste ultime, compatibili con il secondo postulato della relatività, che ci dice che la velocità della luce è un invariante, per l'appunto, cambiando sistema di riferimento inerziale. Il fatto che la velocità della luce sia un invariante è uno dei postulati della relatività, e le trasformazioni di Lorentz rispettano questo postulato. Per completare, vediamo un esempio numerico per chiarire meglio il significato di questa legge di trasformazione. Supponiamo di avere un esperimento di laboratorio. Così fatto, c'è un osservatore che sta fermo a terra. Il quale vede partire due viaggiatori con due navicelle spaziali, che indichiamo qui molto schematicamente. Quindi questo è un altro osservatore che si sta muovendo alla sinistra del primo con una velocità pari a v. Indichiamola come meno v, perché c'è un secondo osservatore che si muove esattamente alla stessa velocità ma con verso opposto. Supponiamo in particolare, facciamo un esempio numerico, che la velocità v sia pari a 3 quarti della velocità della luce. Secondo la legge classica, la velocità relativa fra l'osservatore numero 2 e l'osservatore numero 3, qui a terra abbiamo l'osservatore numero 1, dovrebbe essere, applicando la legge di composizione, la somma, semplicemente la somma vettoriale delle velocità del moto relativo e del moto dell'oggetto di cui si studia il movimento. Quindi significa che la velocità relativa degli osservatori 2 e 3, dei viaggiatori, dovrebbe essere data dalla somma di v e v. Quindi la velocità del moto relativo, chiamiamola v', velocità del moto relativo fra gli osservatori 2 e 3, anzi, per non far confusione con le trasformazioni di prima, chiamiamola v2-3, velocità del moto relativo fra gli osservatori 2 e 3, dovrebbe essere data da v più v, cioè dovrebbe essere 3 quarti c più 3 quarti c, il che significa 6 quarti c, ovvero 3 mezzi di C. 3 mezzi di C significa una volta e mezza la velocità della luce. Questo è quello che prevede la legge classica di composizione delle velocità, ma noi sappiamo che un moto relativo con velocità superiore a quella della luce non è ammesso in relatività. E vediamo se la legge di composizione delle velocità che abbiamo appena trovato permette di risolvere questo apparente paradosso. Secondo quanto abbiamo appena visto, se prendiamo 1 e 2 come due osservatori diversi ed entrambi stanno esaminando il moto dell'osservatore numero 3, del viaggiatore numero 3, possiamo applicare la legge di composizione delle velocità. In particolare possiamo assumere come oggetto in movimento l'osservatore 3, quindi l'osservatore 3 ha la velocità u, che è pari esattamente a v. Questa ovviamente è la velocità dell'osservatore numero 3 misurata dall'osservatore 1, cioè da chi sta a terra. D'altro canto l'osservatore 2 si muove con velocità meno v, quindi con velocità diretta nel verso negativo secondo l'osservatore 1, e quindi l'osservatore numero 2 vede muoversi l'osservatore numero 3 con una velocità diversa. Quindi u', che è la velocità dell'osservatore numero 3 misurata dall'osservatore numero 2, deve essere trovata con la legge di composizione che abbiamo prima osservato. Andando a guardare però che la velocità del moto relativo in questo caso è meno v, quindi u' deve essere dato da u più v fratto 1 più v su c quadro u, dove a sua volta u, visto che la velocità dell'oggetto è in movimento ed è sempre pari a v,
diventa in questo caso V più V diviso, perché abbiamo fatto questa sostituzione, U uguale a V, deve essere sostituito qui e qui. Quindi qua compare V e sotto compare 1 più V fratto C quadro per V. Questo permette di vedere quant'è la correzione rispetto a 2 volte V. 2 volte V fratto 1 meno V quadro, 1 più V quadro su C quadro. Vediamo quindi che rispetto al caso classico in cui il risultato è semplicemente 2V, qui compare questo termine correttivo. Vediamo a quanto ammonta la correzione. La velocità V abbiamo detto che è 3 quarti della velocità della luce, quindi 2 volte 3 quarti della velocità della luce diviso 1 più. Allora, V su C lo possiamo mettere al quadrato una volta sola e abbiamo 3 quarti della velocità della luce diviso la velocità della luce tutto al quadrato. In questo modo C e C si semplifica e qui compare soltanto 3 quarti. Il risultato quindi è 3 mezzi C come prima per il numeratore, ma sotto c'è un 1 più 3 quarti al quadrato fa 9 sedicesimi. Dobbiamo vedere se il rapporto fra 3 mezzi e 1 più 9 sedicesimi è minore di 1 per verificare che la velocità U' non sia superiore a quella della luce. Quindi ricopiamo nell'altra pagina e abbiamo U' uguale a 3 mezzi C fratto 1 più 9 sedicesimi. Questo fa 16, minimo comune multiplo, 16 più 9, 3 mezzi C. 16 va quindi a moltiplicare al numeratore e abbiamo 3 mezzi C per 16. E sotto abbiamo 16 più 9 che fa 25. 16 diviso 2 fa 8 e quindi abbiamo 3 per 8, 24C fratto 25. Possiamo subito osservare che il risultato 24 su 25 è minore di 1 e quindi abbiamo una velocità che è i 24 venticinquesimi della velocità della luce. È importante questo risultato perché ci mostra che viene rispettato il fatto che la velocità U' sia minore di C. Quindi, visto che U' altro non è che la velocità del moto relativo dell'osservatore numero 3 e dell'osservatore numero 2, questa velocità del moto relativo non supera la velocità della luce.